Questa è una leggenda che ha origine quasi 2000 anni fa, dove il protagonista in questione è un uomo talmente possente da sembrare un gigante, la cui indole fu però l'opposto di ciò che appariva, perché egli era tenero di buon cuore. La sua figura è praticamente paragonabile ad Ercole della mitologia greca, ma i fedeli cristiani lo venerano come San Cristoforo. Egli visse attorno al III secolo d.C. e del suo passato si sono scritte innumerevoli opere letterarie che ne esaltarono il coraggio e la tenacia. Secondo il credo cristiano, egli fu un martire, ovvero colui o colei che subisce una persecuzione e poi successivamente la morte per via della fede, che predicò in Licia, una regione storica a sud-ovest della Turchia, e qui vi morì attorno al 250 d.C. per mano delle persecuzioni dei cristiani. E queste persecuzioni vennero volute dall'imperatore romano Diocleziano. Egli iniziò ad essere fortemente venerato già dal VI secolo, sia ad Oriente che ad Occidente, e a lui vennero dedicate numerosissime chiese, sparse in giro per la Grecia, la Spagna e soprattutto l'Italia. Dato un affluente numero di pellegrini e viaggiatori che sostavano proprio in queste chiese per pregare il santo, più avanti egli verrà nominato patrono e protettore dei viaggiatori. Secondo la leggenda orientale, egli si chiamava Reprobo e fu un possente guerriero che si arruolò nell'esercito imperiale. Più avanti egli entrò in contatto con la religione cristiana e ne rimase talmente affascinato che si convertì alla causa. È da qui che iniziò un forte processo di evangelizzazione. Nemmeno la corruzione fece mai vacillare la sua grande fede in Cristo, tanto che due donne di nome Aquilina e Niceta, incaricate di corromperlo, si convertirono loro stesse al cristianesimo. Pensate un po'. E come Cristo stesso, prima di essere crocifisso nel Golgota, dopo essere stato condannato, dovette subire innumerevoli mutilazioni, fino alla decapitazione finale. La fama di San Cristoforo crebbe tantissimo anche in Occidente, grazie al capitolo dedicato a lui nel libro Leggenda Aurea, che è una raccolta di storie riguardante tutti i santi, scritta da Jacopo da Varagine all'incirca nel Medioevo. Secondo il racconto, Reprobo era un uomo il cui dono già dalla nascita era un'imponente stazza e robustezza, che più avanti volle mettere al servizio di vari signori, e uno di questi, pensate un po', fu proprio il demonio. Un giorno però, mentre entrambi camminarono insieme in una via, si imbatterono in una croce, e il diavolo, dopo averla vista, si spaventò a morte. Reprobo inconsapevolmente chiese al suo signore qual era la motivazione che spinse il diavolo ad avere quella reazione. E il demonio ammise che seppur forte, per quanto scaltro e ingannevole, non era affatto il Signore più potente di tutti. Infatti, il Re più potente era proprio Gesù Cristo. Questa scoperta affascinò Reprobo a tal punto da cercare Cristo ovunque, convertendosi e facendosi battezzare in quella che sarà la sua nuova casa. Pensate un po', la riva di un fiume. È proprio in questo luogo che la sua immagine prenderà forma per come lo conosciamo tutti, avendolo visto in vari dipinti e raffigurazioni. Di fatto lui si prese l'impegno di traghettare ogni singolo viaggiatore che desiderasse attraversare il fiume, caricando le persone sulle sue enormi spalle. E così fece per diverso tempo, finché una notte non ricevette una chiamata da un piccolo bambino. E questo pargoletto desiderava semplicemente essere traghettato dall'altra parte della riva. Qui Reprobo accettò senza problemi l'incarico e, una volta caricato sulla spalla, accadde però una stranezza. Più si avvicinava al centro del fiume, più il peso del bambino aumentava a dismisura. E il suo possente fisico giammai fu messo così tanto a dura prova. Però lui, essendo stato un guerriero tutta la vita, anziché mollare, strinse i denti e si aiutò con un grande bastone che trovò a portata di mano. E piano piano riuscì a trasportarlo dall'altra parte del fiume. Una volta arrivati, nella più totale stanchezza, egli si rivolse al bambino dicendogli: «Uff! Mi è sembrato di caricare il mondo intero su di me, ma perché?» Ed il bambino rispose: «Tu hai portato sulla tua spalla il creatore di questo mondo, ecco perché». Poi gli rivela di essere proprio Gesù Cristo, annunciandogli che da quel momento il suo nuovo nome sarebbe stato Cristoforo, che in greco significa portatore di Cristo. Gesù inoltre rivelò a lui che sarebbe partito per tramandare i suoi insegnamenti, però a caro prezzo, perché nel compimento di ciò egli sarebbe stato ucciso. Da qui, carico come non mai di fede, partì alla volta della Licia, tramandando finalmente gli insegnamenti di Cristo. E proprio in questo luogo, come profetizzato dal bambino, purtroppo, subirà il martirio.
È importante sapere che San Cristoforo in molte raffigurazioni, specialmente quelle bizantine, viene disegnato sotto forma di cinocefalo, ovvero un uomo con la testa di un cane, e ciò è molto riconducibile al dio egizio Anubi, che anch'egli aveva la testa di cane, e tra l'altro, come Cristoforo, era un traghettatore, anche se di anime.